viene dai solo lì, eh. Anzitutto porto i saluti dei martiri di Casamari e di Isola del Liri. Allora, io sono un docente di storia e filosofia in pensione, non perché, pensione forzata dal fatto che in Italia purtroppo grazie alle riforme avendo perseguito il cursus universitario non ho diritto di insegnamento nelle scuole, ho diritto di formazione del personale ma non ho diritto di insegnamento nelle scuole. Ovviamente mi sono formato con la carta del professor Figlione, del professor De Mattei e di tutti quelli che mi hanno insegnato a leggere la storia in modo diverso. Io la domanda che voglio fare ai relatori, che ringrazio per questo contributo, in particolar modo al professor Antonelli, è questa fondamentalmente. Posto che noi dovremmo, a mio avviso, al di là dei campanilismi, al di là delle fazioni, perché la storia è un problema fondamentale in Italia, ancora più studiata come i Napoli, cioè c'è ancora questo diverto tra Guelfi e Ghibellini, tra Sabaudi, Neosabaudi, Borbonici, Neoborbonici, filo andreottiani e quant'altro. Sarebbe necessario, soprattutto nelle scuole, nei programmi ministeriali che di questo non contemplano, perché la scuola è un contenitore semplicemente di idiozie burocratesi, sarebbe necessario contestualizzare quello che noi diciamo. Cioè, il bel omaggio che il professore ha fatto alla Fonseca di Pimenta, Pimenta de Fonseca, è un po' la rappresentazione di quel giornalismo che noi in Italia ancora oggi viviamo. Che viviamo grazie a tutti quei giornali che ci dicono, ci fanno far parte di quella vulgata che è in realtà quella che è stata, per esempio, la vulgata su determinate questioni che ancora ci infermano, che ci dividono gli uni con gli altri. Basta guardare la Russia, il Covid o altra roba di questo genere. Io ho un carissimo amico che voglio ricordare in questo contesto, non perché sia morto, ma perché è vivo, vince con il combattente, che è Lorenzo Maria Pacini. Il quale Lorenzo Maria Pacini, soltanto per essersi azzardato a parlare di Alexander Dugin e aver difeso in separate sedi la filosofia di un autore che per quanto possa essere negativa va studiata, perché un mio caro amico mi ha insegnato prima ancora della filosofia che al diavolo bisogna andare a pranzo insieme ma non ci vanno mai rimboccate le coperte. Ecco, questo autore è stato demonizzato, è stato ostracizzato dalla stessa cultura che porta avanti i valori di libertà, di uguaglianza, di fratellanza, di transizione ecologica, del femminismo, del siamo tutti uguali, siamo tutti onesti. Diciamocelo francamente, la storia è un ciclo macellare, un ciclo macellare, se la esponiamo da tutte le barriere, da tutti i fattori ideologici. Poi però esiste una storia un po' diversa, che è la storia patria, e la storia patria, mi state insegnando, io sono uno storico che sta facendo un lavoro gigantesco sulla prima guerra mondiale, sul mio appenato dopo sul Colpiano. Beh, sappiate che di quei 120.000 uomini morti per unificare l'Italia, per difendere i confini, la maggior parte erano meridionali, erano casertani, calabresi, erano i sassari, erano del nostro meridione, che dovrebbero da questo punto di vista alzarsi e rendersi conto dall'età delle, diciamo, elementari per arrivare alle superiori, che non possono continuare a raccontare delle bugie. O meglio, come diceva il buon Benigni quando ancora era un comico, se c'è un Enrico Toti del sud che lancia la stampella, c'è chi di questa stampella se la prende. Allora andiamo a vedere le due cose e diamo un equilibrio a quello che è lo studio storico, perché se no la storia rimane, come diceva poi Ian Palak, soltanto menzogna. Questo è quanto. Grazie.